so down on my luck when those lights go down. Can I? Buonasera a tutti gli amici ascoltatori di Radio Science e benvenuti per questa nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Con voi Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale di Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario. Ciao, Rosario. Ciao Antonella, buonasera a tutto il condominio di Radio Science. Buonasera a tutti quanti. Salutiamo anche Ugo che ci assiste con la regia da Modena. Ciao Ugo. Ciao Ugo. Che non so se ci può rispondere, e salutiamo Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Ciao a tutti. Allora, questa sera con noi abbiamo finalmente la voce femminile, una delle voci femminili di antimafia2000.com, Anna Petrozzi, caporedattrice. Buonasera Anna e benvenuta. Buonasera. Buonasera Antonella a tutti e chi ci ascolta. Allora Anna, con te tra breve insomma faremo una panoramica degli articoli più importanti pubblicati da antimafia2000.com. Per il momento passo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti e di seguito a Rosario per i saluti al condominio. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella. Intranò alle 22.02, prendo la linea da Venezia, da pianetaoggitv.net, radiofavoroveneto.it. Dunque, subito la notizia, veniamo al processo Rubiter, il gruppo di Milano Marchiondelli ha rinviato a giudizio Karima El Maroud e altre 22 persone, tra cui il suo ex avvocato Luca Giuliante, il giornalista Carlo Rossella, la senatrice Maria Rosaria Rossi e parecchie ragazze ospiti delle feste ad Arcore nell'ambito del processo Rubiter. Il dibattimento si aprirà l'11 gennaio davanti alla 10ª sezione penale del Tribunale. Gli imputati sono accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. La posizione di Berlusconi Silvio è stralciata. Ma guarda un po'. Andiamo avanti con le notizie. C'è un'altra che è la notizia diciamo in primo piano da diversi giorni perché è veramente preoccupante. La estrapoliamo dal sito internazionale.it. I nuovi poveri italiani sono giovani e lavoratori. Vediamo di fare una sintesi di questo articolo. Non più solo disoccupati, anziani o famiglie numerose, oggi vivono al di sotto della soglia di povertà anche i lavoratori, le famiglie non necessariamente numerose, i giovani. E quanto emerge dal rapporto per il 2016 su povertà ed esclusione sociale in Italia, intitolato Vasi comunicanti, pubblicato il 17 ottobre dalla Caritas Italiana. Un quadro cambiato negli ultimi anni spiega il rapporto che, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Istat e riferiti al 2015, vede 1.582.000 famiglie in povertà assoluta, cioè più di 4,5 milioni di individui. Si tratta del numero più alto dal 2005, spiega il rapporto Caritas. Ecco, a me qui mi viene da ridere, perché se penso a tutta l'antalena o il pendolarismo, come volete chiamarlo, fra destra e sinistra, che tutti hanno i più bravi in assoluto, la sinistra più brava della destra, la destra più brava della sinistra, la sinistra di nuovo più brava della destra, e alla fine abbiamo poi la ciliegina nella torta con il governo Monti, oggi siamo a queste situazioni. Quindi io credo che a questo punto ci siano delle responsabilità ben precise di fronte a tutta la nazione. Certi politici, piuttosto che dire ai giovani che sono dei bamboccioni perché rimangono dentro in casa, dovrebbero pensare
loro invece di scambiare mestiere, magari andare a spazzare le strade. Credo che sia cosa buona questa. E i giovani, dico io, rimanete in casa con i vostri genitori, perché purtroppo queste sono le condizioni che siamo arrivati, causate dai nostri politici, ok, che ci hanno creato questa situazione gravissima. Quindi rimanete in casa, rimanete uniti con la famiglia e cercate appunto di far fronte a questi problemi, perché penso che andando avanti ce ne saranno anche di più grossi, cercando quindi di portare avanti una politica economica familiare il più corretta, più giusta, la più responsabile possibile. E i bamboccioni, cioè, sono loro invece i fannulloni che oltre a non fare niente hanno distrutto l'Italia. Questo rapporto, diciamo, che la dice lunga. Questo è il dato di fatto, non sono io che lo dice, è questo dato di fatto che spiega il tutto. Dunque, vediamo se abbiamo un'altra notizia. Ne avevo una anche abbastanza importante. Dunque, sì, Ilaria Alpi, ecco, vi do anche questa. La Corte d'Appello di Perugia ha assolto il somalo Omar Hassan, unico condannato per l'omicidio di Ilaria Alpi e Miriam Rovatin, uccisi, lo ricordiamo, a Mogadiscio in Somalia nel marzo 1994. La sentenza è arrivata al termine del processo di revisione. Hassan si è sempre proclamato innocente, ha scontato in carcere 16 dei 26 anni che gli erano stati inflitti. È stato assolto con la formula per non aver commesso il fatto. Il somalo ha commentato: "Mi sento bene perché dopo tanti anni di ingiusto carcere sono un uomo libero di cercare la famiglia che non vedo da 19 anni". Ecco, mi domando poi tutti questi anni in carcere chi li pagherà, perché qui c'è anche un danno non da poco. E purtroppo rimane ancora un mistero sul caso di Ilaria Alpi e Miriam Rovatin. Va bene, alle 22:07 non ci sono altre notizie di rilievo, vi restituisco la linea, noi ci sentiamo la prossima settimana, eventualmente se ci sono notizie di rilievo alle 23:05 facciamo degli aggiornamenti. Dunque la linea credo a Rosario per la descrizione del network. A te Rosario. Grazie Massimo, buonasera a tutti quanti, buonasera all'ospite della serata e come dico sempre il nostro condominio, Radio Science, che si sta ampliando, va sempre di più ampliandosi. Ricordo a tutti quanti che questa diretta, come tutte le nostre dirette, vanno a reti unificate, cioè tutte le radio del network la ritrasmettono in tempo reale, insomma. Parliamo di Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana e Modena Noi Radio sempre da Modena. Ovviamente andiamo anche sulla web TV, sia sul canale YouTube che sul nostro canale, sul sito radioscience.it. Chi volesse interagire con noi lo può fare tranquillamente tramite la nostra chat, perché la nostra chat è interconnessa con tutti i siti del network. Quindi da qualsiasi sito, da qualsiasi radio voi siete collegati, scrivete che noi vi leggiamo, anzi l'aiuto alla regia è pregato di fare molta attenzione alla chat. Con questo è tutto, Antonella, ti ripasso la linea. Grazie Rosario, introduciamo la nostra ospite, Anna Alessia Petrozzi, è più corretto così. Con te Anna facciamo una panoramica sugli articoli pubblicati su antimateria2000.com e partiamo dai due articoli di Saverio Lodato, uno intitolato Sergio Mattarella, Nino Di Matteo, vai via da Palermo e l'altro L'opinionista corazziere. Sono due chiavi di lettura che riguardano naturalmente il processo trattativa Stato-mafia di cui si occupa proprio Nino Di Matteo. E, la situazione della sicurezza per Nino Di Matteo si è ulteriormente aggravata nonostante la scorta di primo livello di protezione eccezionale, quindi il livello massimo di protezione attribuito. Considerate le svolte del processo e le richieste di ascoltare gli allora capi di Stato, e le richieste di acquisizione agli atti delle agende di Carlo Azeglio Ciampi nel periodo in cui era Presidente del Consiglio,
Non credi che quello che potrebbe emergere dovrebbe preoccupare di più gli uomini delle istituzioni piuttosto che gli uomini della mafia? Una bella domanda. E il processo trattativo, in effetti, cara Antonella, pone diversi interrogativi e già il grande silenzio che lo circonda è un indice molto chiaro di come un processo come questo sia veramente come dire, come un dito in un occhio, come una spina in un fianco, una cosa fastidiosa, ok? In tutti i modi si sta cercando da una parte di sminuirlo perché le grandi testate giornalistiche non lo seguono praticamente più, è considerato un processo, diciamo, già finito, bruciato, eccetera, eccetera, da un punto di vista strettamente mediatico. Dall'altra, in realtà, le continue minacce che arrivano a Lino Di Matteo da ogni parte, la vita allucinante, scandalosa, dico io, che è costretta a vivere quest'uomo e la sua famiglia. E anche gli attacchi vili che arrivano da certa stampa che Saverio ha così ben stigmatizzato con questo titolo opinionista corazziere, ma anche mi permetto, c'è un articolo che ha scritto il mio collega Lorenzo Baldo, quello quando una possibile tragedia diventa una farsa. Quindi diciamo gli attacchi isterici, diciamo, di certa stampa, perché così li chiamo per non dire altro, ci fanno invece capire che è un processo che, sebbene non sia seguito dall'attenzione mediatica, è un processo che continua a dare fastidio. Dà fastidio moltissimo anche che questi magistrati titolari dell'inchiesta, perché Di Matteo non segue più questa inchiesta chiaramente da solo, ma con i suoi colleghi, continuano a chiamare in causa pezzi grossi dello Stato, anche perché giustamente ci dice ancora Lodato, si tratta di un processo che vede alla sbarra anche una parte dello Stato, ok? Quindi è chiaro che la verità, se vogliamo fare veramente seriamente questo processo, bisogna scavare in tutte le direzioni senza avere paura e chiamare in causa coloro che hanno rappresentato lo Stato come i vari capi di Stato e di governo di quegli anni. E invece questo continua a irritare, a dare fastidio. Quindi da una parte un silenzio mediatico e istituzionale impressionante e agghiacciante, se si pensa che Lino Di Matteo, appunto, come hai ben ricordato, oggi è scortato con un livello anche lui da capo di Stato, e continua a ricevere minacce, e dall'altra parte in realtà tutte queste reazioni più o meno scomposte. Quindi da una parte chi è interessato davvero da questo processo, non a questo processo, ma da questo processo, ne è molto preoccupato, e dall'altra parte c'è un grandissimo silenzio. Qual è il risultato? Il risultato è che la grande opinione pubblica viene esclusa, ancora una volta i cittadini vengono esclusi dalla storia, dalla verità e da questo processo in particolare, che porta alla sbarra non soltanto dei personaggi e della mafia e dello Stato, ma porta alla sbarra un periodo storico delicatissimo della nostra Repubblica. Che oltre ad avere chiaramente essere stato segnato dal sangue di Falcone, Borsellino e degli innocenti, ha determinato un cambio nella storia del nostro paese da un punto di vista politico, economico e istituzionale. Quindi ecco, il processo della trattativa, per quanto ci si sforzi di minimizzarlo, di farlo sparire, in realtà è un processo che potrebbe davvero significare veramente un cambiamento, perché lì probabilmente sono nascoste, diciamo, le ragioni profonde delle stragi e anche le ragioni profonde per cui il nostro paese vive oggi la situazione drammatica che Massimo ci ha ricordato prima con quei dati. Tra l'altro, Anna, forse è anche opportuno ricordare che l'allora Presidente del Consiglio Ciampi è stato ascoltato il 15 dicembre del 2010 dai pubblici ministeri che indagano sulla trattativa, e fu proprio lo stesso Ciampi a suggerire di consultare quelle agende che oggi sono state acquisite agli atti per meglio circostanziare e spiegare fatti e vicende che non ricordava con precisione. Questo naturalmente sempre rispettando il principio dell'assoluta riservatezza che spetta appunto al capo di Stato, sancito dalla Costituzione, per cui verrà rispettato naturalmente questo diritto nel momento in cui verranno esaminate. Pertanto, i colloqui che sono intercorsi tra
l'allora presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi e il presidente Oscar Luigi Scalfaro saranno assolutamente garantiti. Per cui queste reazioni isteriche, come giustamente tu le definisci, da parte di una certa stampa, quali giustificazioni possono avere? La Costituzione ancora non è stata modificata, quindi diamo per scontato che verrà osservata. Allora, quali reazioni, quali motivazioni? Ma io non, chiaramente non posso fare un processo alle intenzioni. L'idea che io mi sono fatta, avendo seguito questo processo fin dalle prime origini, mi sono fatta l'idea che moltissimo riguardo quegli anni è custodito nella memoria, che diventa scarsa, di tantissimi personaggi e protagonisti di quell'epoca. Noi abbiamo seguito da vicino tutto l'evolversi della questione Ciancimino, per esempio, no? Quindi Ciancimino, personaggio, Ciancimino Massimo, sto parlando del figlio, testimone, chiave, eccetera, eccetera, che ha, diciamo, avuto una collaborazione con la giustizia molto discutibile su tanti piani. Però la cosa che mi colpì allora, che continua a frullarmi nella testa, è che se non avesse parlato sto ragazzo, tutti gli smemorati di Stato, come sono stati giustamente ribattezzati, se ne sarebbero stati belli belli chiusi nelle loro stanzette. Quindi l'idea che mi sono fatta è che partano i corazzieri, come li chiama Saverio Lodato, a difesa non tanto di alcuni personaggi, che ormai sono alcuni sono deceduti, altri sono molto anziani, ma sono scattati. Scattano sulla difensiva perché ciò che è dentro nelle segrete stanze ha un'attualità tale da rappresentare ancora un pericolo. Cioè, quando si dice nell'agenda rossa Salvatore Borsellino, l'avete sentito diverse volte, so che quando lui dice nell'agenda rossa ci sono nascoste le trattative, i patti di sangue che mio fratello Paolo aveva capito, quelle non riguardano personaggi che sono appunto o sul finire della carriera oppure passati già a migliore vita, riguarda personaggi che sono in vita ancora oggi. Quindi quando vediamo scattare le testate che si rifanno a certi potentati economici, cioè, lì a me, insomma, io non lo posso dire da un punto di vista giudiziario perché non faccio il magistrato, però avendo studiato tanto questa cosa, il mio punto di osservazione, posso solo dire che a mio parere, se c'è così tanta attenzione, se ancora si minaccia un magistrato, lo si fa vivere peggio di Falcone e Borsellino 20 anni fa, 25 anni fa. Cioè, vuol dire che quello che è in pentola non riguarda il passato, mi sembra molto evidente che riguardi il presente e probabilmente anche i piani futuri che ha questa gente. Non ci dimentichiamo, a volte purtroppo noi in Italia, parliamo dell'Italia, se no facciamo sempre paragoni, ci siamo disabituati a collegare i fatti, questa è una grave colpa dell'informazione, a collegare i fatti e le storie. Noi ci siamo dimenticati che le stragi, quando avvengono, sono il risultato di tentativi eversivi che partono da molto prima. Mi riferisco per esempio ai progetti della P2, capito? Quindi quei progetti che erano lì di far diventare il nostro paese quello che piano piano sta diventando adesso, sono partiti allora e si stanno realizzando. Le stragi, la trattativa, sono dei tasselli che si sono infilati in un programma che è partito da molto lontano, solo che noi ci dimentichiamo di ricollegare i fatti della storia. Capito? Quindi quello, il motivo per cui questo processo è tanto dileggiato e Nino Di Matteo è tanto assediato, è perché quello che c'è in ballo dietro a questo processo sono interessi che sono tuttora in corso e che si stanno ancora sviluppando. Ok, Mi quindi sembra questa è l'idea che che mi sono fatta. sì, ma purtroppo, per fortuna, non so, il tuo intuito giornalistico sicuramente suggerisce un ottimo punto di vista, perché comunque mettendo insieme i fatti è proprio questa la sensazione di una trattativa che non si è mai interrotta, che sta continuando seguendo forse percorsi differenti, che si è affinata, è diventata più sottile, più infida, verrebbe da dire, ma che comunque ancora gode di ottima salute. E riferendomi a quanto sì, mi sembra proprio che sia ancora tutta in piedi. Ricollegandomi a quanto dicevi rispetto ai progetti della P2, ti invito a parlare dell'altro articolo che è stato pubblicato su Antimafia 2000, vale a dire l'intervista ad Antonio Ingroia,
proprio quella che riguarda la prossima consultazione referendaria. Ingroia dice chiaramente che queste modifiche costituzionali, altro non sono, queste richieste di modifiche costituzionali, altro non sono che la prosecuzione della messa in atto del progetto proprio della P2. Il tuo punto di vista è in linea con quello dell'ex magistrato? Ma ovviamente io considero Antonio Ingroia non soltanto un ex magistrato molto bravo, ma un fine analista delle situazioni politiche, anche perché lui, insieme a Roberto Scarpinato, è stato tra i primi a teorizzare i sistemi criminali. I sistemi criminali cosa sono? Non sono nient'altro che un network di forze. Tra le quali annoveriamo la mafia, ma c'è una certa imprenditoria, c'è una certa politica, c'è una certa massoneria, c'è una certa parte di, diciamo così, pezzi di potere che insieme hanno lavorato e lavorano affinché si realizzino progetti che portino chiaramente acqua al loro mulino, cioè che realizzino i loro interessi, che non sono gli interessi del paese, ma sono gli interessi particolari di alcuni. Ed è, se si va a prendere la benedetta riforma che voleva raggiungere la P2, si vedrà che ci sono alcuni punti che sono di un'attualità a volte veramente sconcertante. Se uno li va a rileggere dice no, non è possibile, dai, che questa era una roba che era in mente allora. Beh, chiaramente collocandola con il cambiamento di ambiente politico, economico degli anni 80 ad oggi, chiaramente con le variazioni del caso, si vede che l'idea era quella di una riduzione della capacità democratica del popolo affinché a comandare, a decidere, a scegliere fossero sempre meno. Se si fa un parallelismo con quelle che sono, diciamo, a grandi linee i principali obiettivi della riforma referendaria della riforma costituzionale che dobbiamo votare con il referendum, ecco, cioè, non è che ci voglia tantissimo a capire dove va a parare. Insomma, io vedo la cosa che più mi preoccupa è questa sparizione del popolo sovrano, okay? Sempre meno, abbiamo sempre meno possibilità di scegliere, di decidere, di intervenire. Il nostro spazio di azione e di decisione sulla vita democratica del nostro paese è sempre più ristretto. Quindi trovo la cosa estremamente preoccupante e trovo tutte queste cose anche strettamente collegate. Sì, la dottoressa è così esperta e preparata come tutta la redazione di cui lei fa parte, naturalmente. Ma la domanda che ci poniamo, credo che anche i nostri ascoltatori si pongono, molto spesso si pongono, è che tutta questa miriade di indagini, quindi di diagnosi, dovrebbero portare ad una terapia magari anche efficace, visto che ci sono tanti fra noi studiosi ed interessati a conoscere le cose più recondite del fenomeno malavitoso. Però poi ci accorgiamo che il terapeuta, l'unico che dovrebbe operare magari, quello preso di mira dalla malavita, è il dottor Di Matteo e altri pochi giudici che operano, che lavorano su questo argomento. Allora, tutta questa storia chi dovrebbe preoccupare e chi dovrebbe preoccuparsi, visto che hanno lasciato la terapia ad una sola persona? Allora, la mia opinione personale, okay, che è frutto di tanti anni di analisi di questa situazione, io non penso che serva, non penso che sia utile concentrare l'attenzione sull'azione solo della magistratura. Okay? Non è che è una mia deduzione personale, ma è basata sulle parole di uno che la sapeva lunga, che era Paolo Borsellino. Lui aveva detto molto, molto chiaramente: non si può dare una delega alla magistratura. La mia personale convinzione su tutta questa storia è che la differenza la possiamo fare solo noi, cioè noi intendo tutti. Per questo diciamo che io ho concentrato soprattutto negli ultimi anni la mia attività personale, oltre a seguire la redazione di Antimafia, sull'educazione alla legalità e incontrare i giovani nelle scuole. Se non riusciamo a creare un clima, diciamo così, favorevole affinché certi discorsi possano essere compresi, non ne usciremo mai, perché questi signori che detengono il potere, che muovono le file,
hanno una capacità immensa di fare tutto ciò che vogliono, ovviamente stanno dalla parte del non del, del coltello, manco del coltello, del cannone, va bene, noi siamo dalla parte del coltellino, però questo non potrà mai essere cambiato con un'azione di forza, perché l'equilibrio delle forze è assolutamente troppo sproporzionato. Le cose possono cambiare solamente se si lavora da un punto di vista informativo, che è quello che umilmente il Di Mafia 2000 cerca di fare con le forze che ha da qualche anno, e da un punto di vista educativo. Cioè, io in questo ho una grande ammirazione per esempio per l'opera di Gherardo Colombo, e trovo interessantissimo il suo punto di vista. Lui dice: io lascio la magistratura, serve, bisogna aiutare gli italiani a diventare sensibili al concetto di regola, al concetto, ma non regola nel senso di rispettare la regolina, nel senso che l'italiano deve imparare a crescere, a diventare adulto, a capire che cos'è la res pubblica, cioè anche la responsabilità che abbiamo tutti noi verso la cosa pubblica. Ok, quindi io penso che che il mio Di Matteo lo si possa aiutare, sì, chiaramente stando attenti a quello che fa la magistratura da un punto di vista, diciamo, giornalistico, seguire i processi, cercare di spiegarli, cercare di capirli, ma penso che sia molto più utile far capire alle persone, ai ragazzi soprattutto, e poi ovviamente di conseguenza anche agli adulti, che se ognuno di noi non si prende la responsabilità quotidiana di fare qualcosa affinché questo paese diventi un'altra cosa, e significa nelle scelte quotidiane di ogni giorno, non cambierà mai niente. Non ci possiamo permettere un altro Paolo Borsellino, cioè Nino Di Matteo non può diventare il nostro comodo eroe. Cioè, noi trasferiamo tutta la nostra sostegno a lui, lui fa il martire di turno, fa il capro espiatorio, e noi non ci facciamo la vita di prima. Ecco, questo non cambierà mai le cose, ci saranno 100 Paolo Borsellino, 100 Nino Di Matteo, qui le cose possono cambiare solo se ognuno di noi si prende la responsabilità di fare qualcosa, perché la vita quotidiana si è diversa, cioè proprio nelle regole di tutti i giorni, cioè noi dobbiamo far sì che il seme della legalità possa attecchire in un terreno fertile, altrimenti nel deserto potrà tutto al più sorgere una piccola oasi, però il resto è deserto. Prego, dottoressa, scusi. Credo fortemente nell'educazione. Alla luce di quello che lei dice, questo referendum, non so da quale chi abbia deciso che sia importante per il popolo italiano, che ha tantissimi altri problemi, comunque qualcuno ha deciso che il referendum debba essere affrontato, e magari nelle maglie delle decisioni di chi vuole che si voti il referendum ci sono tante belle cose che non tutti riescono a capire. Per esempio, l'obbligo del mandato, mandato parlamentare, mi pare che ci sia sia stato tolto l'obbligo del mandato parlamentare per chi viene eletto in Parlamento. Allora, siamo diventati tutti esperti e tutti ci stiamo ristudiando un po' le leggi della Costituzione, e magari un po' tutti siamo diventati più bravi, ma nelle maglie di tutte queste decisioni che fanno parte delle referendum ci sono, lo spacchettamento è stato bocciato, per cui non è stato possibile dividere, è stato abilmente inserito una serie di cose, tra cui questo, l'obbligo del mandato. Cioè, significa che se un parlamentare decide di cambiare maniera, lo potrà fare. E immagino in questo caso si tratterà di parlamentari che non avranno né saranno eletti dal popolo e ne avranno un'esperienza parlamentare degli attuali, quindi la situazione andrà ancora peggio. Il popolo è in grado di capire queste cose, secondo lei? Guardi, mi fa una domanda davvero difficile, nel senso che io un po' capisco l'atteggiamento di molti italiani che sono stufi. Sono stufi perché si sono sempre sentiti presi in giro, derubati, eccetera. Quindi io andando in giro, parlando con la gente, la maggior parte non sa neanche se andrà a votare, perché sono completamente disamorati, disinteressati. Ed è la cosa peggiore che si possa fare, nel senso che così facendo si lascia la decisione agli altri. Io dico sempre: se tu non decidi, qualcun altro lo farà. Quindi allora a quel punto, se decidi di far decidere un altro, non puoi fare nulla se non obbedire. Quindi la cosa difficile oggi, secondo me, è riuscire a far capire alle persone, che agli italiani, perché è una questione anche nostra culturale, che è ora di crescere. Cioè, noi veniamo da una storia di prima di monarchia, poi di dittatura.
cioè facciamo fatica a capire che il nostro paese dipende da noi, invece noi tendiamo solo a lamentarci moltissimo di quello che fanno gli altri. Giovanni Falcone diceva: è facilissimo, tutti sono bravi a lamentarsi, quando c'è da mettere le mani su in pasta poi spariscono tutti. Ecco, questa è la differenza, cioè l'italiano oggi che può essere stufo, vessato eccetera eccetera, è il momento che smette di lamentarsi e si informa. Io non lo so se è in grado di capirlo meno, però bisogna che si fa lo sforzo di leggersi le cose, di documentarsi. Mi rendo conto che l'informazione oggi non è per niente facile, però è in gioco tantissimo in questo momento, del futuro nostro, dei, soprattutto dei figli, dei ragazzi che verranno. Quindi cioè, non è il momento proprio di togliere le mani, di far sentire di niente. Ho visto interviste anche in questi giorni di gente che non si è informata per niente, che non sa nemmeno di quello di cui si parla, che non vuole saperlo nemmeno, ancora più grave. E se io insegno pure, quindi lavoro con i ragazzi nelle scuole, per carità, solo la parola politica gli fa venire i capelli dritti. Quindi abbiamo un serio problema di riuscire a trasmettere ai giovani, alle nuove generazioni, soprattutto il senso dello Stato, ma come lo intendeva Falcone, che non significa onorare le istituzioni vuote, significa prendersi la responsabilità ognuno di noi di creare un pezzettino di questo Stato, è nostro. Cioè, noi siamo lo Stato, però ci vuole la fatica di mettersi lì e capire come funzionano le cose. E questo non ci si può aspettare che qualcun altro lo faccia. Ognuno di noi, poco poco, piccolo piccolo, per quello che capisce, per quello che può, però lo deve fare questo sforzo. Altrimenti dopo, vabbè, se lasciamo le cose in mano agli altri, niente, subiamo le conseguenze. Infatti la speranza che credo ogni elettore abbia, e abbia nutrito, credo continuerà a nutrire, forse vana, e che all'interno delle camere, dei parlamenti, si crei un gruppo che forse ragioni un po' più vicino a noi, che abbia un modo di ragionare vicino al nostro. Noi non vediamo all'interno di questa compagine politica, che dovrebbe rappresentare l'opposizione, una reazione se non quella tiepida di comitati che si formano per votare sì o no contro un'idea che magari non corrisponde alla propria. Allora, questa sensibilizzazione che dovrebbe partire dall'alto, lei giustamente dice di essere un percorso inverso, cioè un percorso induttivo. Ricordiamocelo. Ma perché? Dottoressa, mi perdoni, ma perché ci sia un percorso induttivo? Ci sono quelli in grado di invitare a farlo e di potergli essere dei riferimenti per fare un percorso induttivo? Ci sono veramente queste persone, secondo lei? Allora, non lo so, nel senso che sicuramente qualcuno c'è, è molto difficile trovarlo, però penso che sia facile, più facile, non facile, perché facile non lo è per niente, anche perché il nostro paese è una deriva abbastanza grave, quindi io le sto dando una soluzione a lungo termine per problemi che sono di emergenza, me ne rendo conto, però noi è tutta la storia che viviamo in emergenza, nella storia democratica intendo. Quindi mi rendo conto che parlare di creare cultura è un processo lungo, chiaramente non può che non essere affiancato da invece magari un'azione più forte come fate voi stessi con gli spazi informativi che dedicate ai cittadini. Però io mi rendo conto che qualcuno che rappresenti qualcun altro è importante. Per esempio io non sono una elettrice convinta del Movimento 5 Stelle, però il principio per cui il cittadino si dà da fare, si impegna e si mette a fare, ecco, l'ho condiviso moltissimo. Cioè io trovo che quello sia una via. Poi il Movimento 5 Stelle ha alcune ombre che a me non convincono, ma è una questione mia personale, però il principio è quello, io quello lo condivido molto, cioè il fatto che ti metti in mezzo, ti metti in gioco, okay? Quindi, però è uno sforzo, mi rendo conto, singolo. Io non so se noi possiamo sempre ragionare in termini di che qualcuno ci rappresenti, non lo so, è certo, ovviamente siamo una rappresentanza, quindi ovviamente deve essere così, però proprio io quello che intendo dire è proprio la partecipazione, altrimenti diventa facile orientare le opinioni della massa, del pubblico, da una parte e dall'altra come niente. Se tu non ti informi, se tu non sai leggere tra le righe, se non sei capace di fare questo, è chiaro che l'opinione di chiunque ti può confondere, ti può condizionare.
quello su cui punto io, la mia idea è che proprio le persone si informino, ma seriamente, cioè mettendosi, ma non solamente leggendo il giornale o guardando la televisione, nel senso giocando la propria vita, la propria partita, in modo che tu sai veramente dove stanno le cose. Perché se uno sta fa la sua vita e poi cerca di capire qualcosa semplicemente guardando questa televisione o leggendo questi giornali, aiuto, è ovvio che non riuscirà a capire niente, perché è impossibile, un'informazione, il livello dell'informazione nel nostro paese è talmente scarso, talmente basso, che il povero cittadino altro che disorientato. Allora, io non so quanto tempo tu abbia ancora, perché so che ti stiamo strappando di un altro impegno che avevi già assunto, ma lo so. Ci fa un'ultima domanda, tra l'altro faccio un po' fatica a sentirti, sento un pochino di rimbombo. Cercherò di evitare il rimbombo, non so come, ma ci provo. Tranquilla, io mi concentro, ti ascolto. Rispetto a quello che dicevi prima, citando le parole di Paolo Borsellino, e cioè che non può esserci una delega assoluta e totale alla magistratura, ma che la stessa politica dovrebbe fare pulizia all'interno di se stessa, ti sembra che questa classe politica che si propone come riformatrice di una parte, se non dell'ossatura del paese, cioè la Costituzione, abbia questa volontà, considerato che il nuovo padre costituente è uno come Denis Verdini, che non è propriamente una colomba, e che la scorsa, qualche giorno fa, ci sia stata un'inchiesta, tra l'altro si è tentato anche di impedirla, un'inchiesta che riguardava il fratello di Alfano, Alessandro sì. Alfano, che è dirigente di Poste Italiane. Voglio dire, se questi sono i rappresentanti, quale speranza possiamo avere che abbiano davvero voglia di fare pulizia nelle proprie case? Se si guardano questi come rappresentanti, cioè, se io devo dire, parlo per me che è meglio, se io guardo questi come rappresentanti, mi chiudo in casa mia e non faccio più niente. Allora è chiaro, almeno per quanto mi riguarda, di questa classe politica non mi rappresenta proprio nessuno, però voglio dire, non per questo deve venire meno l'impegno o anche questo periodo di resistenza. Da qualche parte, in qualche modo, se la gente si impegna, se tutti facciamo la nostra parte, da qualche parte prima o poi una soluzione uscirà. Quello che mi preoccupa moltissimo è l'indifferenza. L'indifferenza oppure addirittura la rassegnazione. La vedo e la leggo tantissimo nei giovani, questo veramente mi spaventa. Mi spaventa molto di più di tutti i fratelli di Alfano. Capito? Perché prima o poi questa gente, prima o poi, se si crea un movimento onesto, serio, informato, prima o poi questa gente non avrà più il terreno di cultura, sono come batteri. Va bene, se tu alcalinizzi il paese, prima o poi smettono di proliferare. Il mio problema è che tra l'indifferenza e invece il continuare a rendere sempre più acido il terreno, qui questi batteri non se ne andranno mai. Ecco, questa, scusate la metafora magari infelice, però è la prima cosa. Nasce il cannibalismo. Come? Nasce il cannibalismo, si mangiano fra loro. Magari, perché magari. Perché tanto diventano cannibali. È come i topi. Il fratello di Alfano è uno, capito? Saranno migliaia i fratelli di Alfano, che magari fanno meno notizie perché non hanno il fratello Alfano. È un sistema che funziona così, quello di prevedere privilegi per alcuni e sperperare il denaro pubblico. È un sistema che ha distrutto totalmente il nostro paese, ma questo è stato possibile anche perché c'è stata tanta indifferenza da parte dei cittadini, tanta comodità e tanta disattenzione, tanta distrazione da parte dei cittadini italiani. Perché non è che io scommetto che nel cuore degli italiani, quando tu vai in giro e parli di Falcone o di Borsellino, tu vedi gli occhi degli italiani puliti, ok? Però dopo che sono morti Falcone e Borsellino, ognuno è tornato a fare la sua vita come prima. Quindi è vero, puntiamo il dito dove lo dobbiamo puntare, contro i corrotti, contro i mafiosi, eccetera, eccetera. Però la soluzione non sta solo lì,
nel puntare il dito, la soluzione è nel ricostruire qualcos'altro. Quindi se non parte questo, passeremo tutta la vita che loro si fanno quello che vogliono e noi passiamo il nostro tempo ad accusarli e basta, non succederà mai niente, andiamo avanti così. Quindi d'oggi io trovo che sia una vergogna nazionale che Nino Di Matteo viva come viveva Giovanni Falcone Paolo Borsellino. La considero una sconfitta di tutto il movimento antimafia che Nino Di Matteo viva la vita che sta vivendo, lui e la sua famiglia come i figli di Paolo Borsellino. Trovo che dopo 24 anni noi siamo sempre lì. Quindi c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non è andato, non ci possiamo solamente riempire la bocca dei Paolo Borsellino, dei Giovanni Falcone. Quelli, quei due signori sono morti per il nostro paese, ma sono morti di fronte agli occhi di tutti gli italiani. Quindi è vero, politici, è vero, però prendiamoci le nostre responsabilità. Io la penso così. Se continuiamo a puntare il dito e basta dall'altra parte, non cambieranno mai le cose. Cambiano nel momento in cui cambiamo noi. Il povero Gandhi diceva sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Non penso che ci sia niente di più semplice come concetto e di più difficile cosa da realizzare, perché finché ci sarà Nino Di Matteo vuol dire che c'è qualcosa che non va, vuol dire che la lezione non l'abbiamo imparata. Quindi io sempre... No, scusi se le ho tolto la parola. Prego. Vada. No, le volevo ricordare, lo ricordo anche ai nostri ascoltatori, diciamo così, un aneddoto. E visto che questa è la pace dei, diciamo, della corruzione, ma anche dei raccomandati, e lei sa che la raccomandazione è diversa dalla segnalazione di cui ci parlano in altri paesi. La segnalazione è quando si segnala una persona meritevole, la raccomandazione non si sa cosa c'è dietro. Bene, in uno degli ospedali diciamo di queste parti è successo che un anziano, un professionista, stava per andare via e perché aveva raggiunto i limiti di età, quindi quelli che danno diritto alla pensione. Ebbene, l'amministrazione l'ha chiamato dicendo: guarda che se tu vai via poi ci sono tutti i nuovi assunti che non sono capaci di operare, per cui rimani, perché sennò qui ci troviamo nei guai. E questo aneddoto glielo racconto perché assieme a quello che leggo sui vostri giornali, come il monsignore che pagava in cambio di sesso o di altre cose, magari quello a cui faceva riferimento lei, cioè l'indifferenza, non fa altro che accrescere questa indifferenza, perché magari siamo ormai così abituati. Forse dovremmo incominciare a parlare di quello che funziona. Sarebbe una notizia che farebbe forse più scalpore. Sì, sicuramente noi anche tutto il sistema informativo ha grossissime responsabilità per la situazione in cui siamo e per questa sensazione proprio di rassegnazione e di indifferenza che è ormai attanaglia moltissima parte dei nostri concittadini, che è comprensibile. Attenzione, io non voglio dire che non sia comprensibile, perché ci sono anche tantissime persone che hanno dedicato tutta la vita a battaglie e che si sentono sconfitte, per carità. E non voglio dire che tutti i cittadini italiani non hanno, però dico che se la politica è l'espressione di quello che è un paese, attenzione, qualche domanda ce la dobbiamo fare. Ok, quindi io sono d'accordo che noi dobbiamo insistere assolutamente, sono anche molto dell'idea che noi dobbiamo anche mettere in evidenza ciò che riusciamo a fare, quello di positivo c'è, che nel nostro paese c'è tantissimo di positivo, tantissimo, anche perché il nostro spirito italiano è sempre, secondo me, uno dei migliori che esista al mondo. Però insomma, se noi vogliamo che le cose siano diverse, secondo me è più facile partire da noi che non pensare che partano dall'alto, perché questi signori si sono impadroniti del potere, si sono impadroniti dei nostri organi istituzionali, non intendono mollarci, anzi sono ben organizzati a fare in modo che noi non ci mettiamo proprio più mano. Hanno chiuso sempre di più il sistema a cerchio e noi non possiamo fare altro che subire. Quindi se vogliamo fare le cose un po' diversamente dobbiamo, ecco, secondo me, reagire in altro modo, concretamente e quotidianamente, altrimenti sarà difficile fermare questa deriva. Che anche che vinca il no, è solo una questione di tempo, è una questione di mentalità.
Bene, ringraziamo Anna Petrozzi, capo redattrice di antimafia2000.com. Grazie Anna per Grazie essere stata con e noi buon questa lavoro. sera. Ringrazio io voi, buon lavoro anche a voi altrettanto. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio a te, grazie Anna, a presto, ciao. Ciao, a presto, ciao. Ciao. Bene, la conversazione avrebbe potuto andare ancora avanti a lungo perché, come avete potuto ascoltare, Anna Petrozzi non solo è persona di grande competenza, ma soprattutto persona di grande comunicativa, per cui speriamo di poterla riavere quanto prima nella nostra trasmissione. Tornando a quelli che sono gli articoli pubblicati su antimafia2000.com, bisogna andare a vedere naturalmente le notizie in primo piano, quindi la trattativa acquisite le agende di Carlo Azeglio Ciampi. Questo è quello di cui parlavamo poc'anzi, a firma di Aaron Pettinari e Miriam Cucu. Un articolo molto interessante che consigliamo a voi ascoltatori di leggere perché, come si diceva con Anna Petrozzi, c'è una parte della stampa che, come dire, mostra una certa indignazione nel momento in cui vengono chiamati a deporre personaggi come Napolitano, Mattarella, insomma. Non è possibile, sembra quasi che ci sia un reato di lesa maestà. Gli allora capi di Stato e l'attuale capo di Stato riteniamo dovrebbero avere il maggiore interesse possibile a che si faccia chiarezza in un processo che vede lo Stato stesso coinvolto e indagato. Per cui, come dicevamo poco fa, non comprendiamo questa levata di scudi, quasi ci fossero a difendere una lesa dignità. Non è così, i capi di Stato dovrebbero essere i primi a chiedere di essere ascoltati, proprio perché è lo Stato stesso che deve fare chiarezza su se stesso. Andando avanti abbiamo Sergio Mattarella, Nino Di Matteo e Via da Palermo. Questo è il riferimento al, come dicevamo, all'innalzamento del livello di allerta nei confronti della persona di Nino Di Matteo, che ha un mese di tempo per decidere se andare via da Palermo o se rimanere. È ovvio che nel momento in cui dovesse andare via, sempre la suddetta stampa avrà modo e agio di definirlo vigliacco, di aver messo su un processo che non serve a niente, soldi pubblici sprecati, e qualora invece dovesse rimanere, verrà naturalmente ancora una volta accusato di protagonismo, come già accaduto, tanto da ipotizzare che le minacce se le sia rivolte da solo, un po' come accadde a Falcone quando fu accusato di aver organizzato da sé l'attentato alla Daura. E sono storie parallele che dimostrano quanto questo paese abbia la memoria corta e quanto sia tutto sommato ingrato nei confronti di chi sta sacrificando la propria vita per amore di giustizia e per amore di verità, naturalmente. Quindi sempre tutto il nostro sostegno. Ancora lo giudice Aiello coinvolto nelle stragi di Firenze e Roma, a firma di Aaron Pettinari e Francesca Mondin, scusate. Di seguito Cutrò, non si gioca con la vita, ho paura per la mia famiglia. Questa è un'altra storia tutta italiana, verrebbe da dire, perché sono state revocate le misure speciali di protezione per questo testimone di giustizia che ha cambiato città, ha cambiato vita, ha cambiato tutto, proprio per mettersi al servizio della giustizia stessa, e oggi, siccome non è stato minacciato e non è stato messo in atto alcun tipo di attentato nei suoi confronti da un anno a questa parte, si vede completamente privato di tutte le misure di protezione che gli avevano garantito di vivere non una vita tranquilla, ma più o meno decente. E ancora una volta si può assistere a come lo Stato sia bravo ad abbandonare e ad isolare chi non osserva i diktat di una trattativa che evidentemente è ancora in corso. Andando ancora a scorrere la homepage di antimafia2000.com, lo ricordo, andiamo nella sezione dedicata alle news sulla mafia, troviamo Cosa Nostra Dell'Utri, spiegato il no della Cassazione alla revoca della condanna. Caso diverso da quello di Contrada, firma di Aaron Pettinari. Di seguito si riprende la notizia lanciata in apertura da Massimo Bonella rispetto al processo Alpi Provatin.
assolto Hassan, era l'unico condannato per il duplice omicidio a Mogadiscio, sempre a firma di Miriam Cucco. 'Ndrangheta, Derao, 'Ndrangheta controlla tutto, ma oggi più denunce. Vi leggo rapidamente, molto rapidamente, l'incipit perché sembra che stia cambiando qualcosa anche su questo fronte. Noi parliamo sovente di Cosa Nostra, di mafia, ma l''Ndrangheta oramai sta portando avanti un'escalation non indifferente. Il procuratore di Reggio Calabria, davanti alla commissione antimafia, nel territorio di Reggio Calabria le istituzioni sono fortemente isolate. Da un lato perché vi è una popolazione totalmente soggiogata dalla forza di intimidazione dell''Ndrangheta, dall'altra perché c'è confusione, non si sa con chi ci si rapporta e questo determina distanza tra popolazione e istituzione. Questa è solo una delle tante denunce del procuratore di Reggio Calabria, Federico Cafiero Derao, davanti alla commissione parlamentare antimafia. In questa occasione il magistrato è comparso insieme ai sostituti Giuseppe Lombardo e Stefano Musolino. Sappiamo che si stanno portando avanti delle indagini molto importanti in Calabria, in materia di 'Ndrangheta, quindi è sicuramente un discorso da seguire che speriamo di poter approfondire quanto prima col direttore Giorgio Bongiovanni. Ancora di seguito, nella sezione Terzo Millennio, crisi, Messico, le donne che hanno liberato la loro città dal narcotraffico. Guerra, il primo conflitto mondiale di Pierluigi Fagan. Ancora una notizia che arriva dall'estero, scandalo in Maine, quei giornalisti a servizio di Hillary. Altra questione spinosa. Tra l'altro questa sera mi pare ci sia stato l'ultimo confronto tra Hillary e Trump, dopodiché si va direttamente al voto e chissà che cosa ne verrà fuori. Nella sezione opinioni, attualità, chissà come se la ride la mafia, e Ignazio Cutrò, a firma di Giulio Cavallo. Società da Dario Annino di Marco Travaglio. Ancora azione civile, e questo è l'articolo di cui parlavamo prima con Anna Petrozzi. Ingroia. La riforma costituzionale di Renzi continua il progetto della P2 di Licio Gelli. Ancora nella sezione di La Tua, a 100 passi dal bene e dal male, a me la scelta. I ragazzi del liceo Dolci raccontano la vita a casa di Peppino. Margherita Asta riceve il premio Francesco Serio. È stato assegnato a Margherita Asta il premio Francesco Serio, Francesco Serio 2016, nella giornata di sabato, presso l'aula consiliare Salvatore Carnevale, davanti a una numerosa cornice di pubblico. Questo è un premio dato a ricordare la figura di Francesca Serio, galatese di origine, madre del sindacalista Salvatore Carnevale, a cui è intitolata la sala consiliare di Garanti. La Serio, dopo l'assassinio del figlio avvenuto a Sciarra nel 1955, ha combattuto e si è schierata apertamente contro la mafia, portando le sue idee anche in Parlamento. Dunque si è trattato di un'iniziativa antimafia prettamente al femminile, che serve a ricordare tutte quelle donne che si sono opposte alle cosche mafiose. Nelle due precedenti edizioni, l'importante riconoscimento è stato consegnato ad Angela Manca, madre del medico Attilio Manca, a cui ricordiamo Lorenzo Baldo, vice direttore di Antimafia 2000, ha dedicato un libro che sta portando in giro per l'Italia. Attilio Manca, morto nel 94, la causa ufficiale della morte è il suicidio per overdose. Ma restano molti dubbi legati all'operazione che fece al boss mafioso Provenzano l'anno prima di morire. E ancora fu conferito a Sonia Alfano, figlia di Beppe Alfano, ucciso dalla mafia nel 1993. Quindi è un premio, insomma, di tutto rispetto. Ancora, torniamo su quella che è l'indagine, l'inchiesta, scusate, condotta da Report nei confronti del fratello di Angelino, Alfano Junior, versus Report. Non basta una diffida a fermare l'inchiesta, proprio perché Alessandro Alfano aveva tentato di bloccare la messa in onda dell'inchiesta con una diffida, però per fortuna non ci è riuscito. Eventi, una notte per la Costituzione con Di Matteo, Sarti e Borsellino, Palermo 21 ottobre. Ecco, questa è una cosa da seguire per chi ne avesse la possibilità, naturalmente.
un appuntamento molto bello, una serata dedicata alla difesa della nostra Costituzione, una sera sotto le stelle tra letture, poesie e interventi. E questo è l'intento di Liberi Cittadini per la Costituzione, un comitato nato spontaneamente su Facebook per la difesa della Carta Costituzionale figlia della Resistenza. Vogliamo portare il dibattito pubblico sulla riforma costituzionale di questi giorni all'essenza stessa della Costituzione, dice Simone Cappellani, tra gli organizzatori dell'evento, sulle libertà che ha regalato ad intere generazioni, sui valori più alti per cui donne e uomini, alcuni poco più che ventenni, hanno sacrificato la propria vita per tutti noi. L'iniziativa si svolgerà a Palermo, all'interno di Villa Filippina, venerdì 21 ottobre alle ore 21. Tra gli ospiti il dottor Nino Di Matteo della Procura di Palermo, Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo e presidente dell'Associazione Agende Rosse, l'onorevole Giulia Sarti, componente della Commissione parlamentare antimafia e altri partecipanti. Bene, sono le 22:56, non so se Massimo Bonelli ha delle notizie da darci, degli aggiornamenti. Sì, infatti, ecco, riprendo da Radio Favaro Veneto, circuito Radio Sars, nonché testata giornalistica Pinetologi TV, alle 22:56, perché appunto, contrariamente a quello che avevo detto, c'è un aggiornamento. Anche noi, ecco, vogliamo ricordare che la sonda Schiaparelli è arrivata su Marte dopo una discesa definita un po' a mozzafiato. Il veicolo alle 16:48 è sceso su Marte, ora italiana. Il segnale di conferma è arrivato ai centri di controllo sulla Terra alle 18:38. Dunque ricordiamo che la sonda, modulo alto 1,80 m, dal peso di 600 kg, ha iniziato dunque a operare. La sonda era stata lanciata in orbita il 14 marzo 2016 dal Kazakistan. E alle 22:57 è tutto per questa notizia di aggiornamento. Restituisco la linea a voi, a Bari. Bene, allora abbiamo ancora un paio di minuti e mi sembra giusto ricordare la presentazione di due libri, La Camorra e le sue storie. La presentazione si terrà a Milano il 20 ottobre, giovedì 20 ottobre alle ore 18:30 presso la Sala Bauer in via Francesco Daverio 7. La Camorra e le sue storie, un libro scritto da Gigi Di Fiore che parla della criminalità organizzata a Napoli e delle paranze dei bimbi. Il testo è un viaggio all'interno del mondo della camorra per capirne la genesi, i meccanismi, le connivenze, sino alle trasformazioni che ha conosciuto negli ultimi anni, caratterizzati soprattutto dalla comparsa di gruppi malavitosi di giovanissimi, poco più che ventenni, e questo credo che sia un dato estremamente preoccupante, che hanno dato avvio alla propria carriera criminale emulando i modelli propinati da serie televisive di successo e con pochi collegamenti anche ideali con i vecchi boss della camorra tradizionale. Quindi chi fosse a Milano in zona sarebbe sicuramente interessante andare a seguire la presentazione di questo libro. Poi ancora la presentazione del libro di Lorenzo Baldo, vice direttore di Antimafia 2000, Suicidate a Tiglio Manca, Mantova, 19 ottobre. E il febbraio 2004 a Viterbo, in un appartamento di via Monteverdi, viene trovato il cadavere di Attilio Manca, il corpo del giovane urologo di Barcellona Pozzo Rigotto, che operava nell'ospedale di Viterbo, è riverso trasversalmente sul piumone del letto seminudo. Questo è un incipit del libro. All'interno la presentazione si terrà a Ponti sul Mincio, Mantova, mercoledì 19 ottobre alle 18:30, e il tutto è curato naturalmente dall'autore Lorenzo Baldo e il presidio di Libera Alto Mantovano. Bene, penso che possiamo avviarci alla chiusura. Ricordo che sul sito antimafia2000.com è possibile anche effettuare gli abbonamenti alla rivista, abbonamenti che possono essere sia per la rivista cartacea che per la versione in PDF. Ecco, Antonella,
Antonella, scusa se ti interrompo, ma c'è proprio Ugo Lombardi in questo momento in onda, non si capisce come sia successo, si è diviso in due questo uomo. No, a parte la battuta, lo vediamo adesso inquadrato anche su video telecamera, che sta intervistando proprio Nino Di Matteo. Ecco, era giusto darvi in diretta. Possiamo anche sentire, vediamo se riusciamo a sentire un po' di audio, vediamo. Visto che abbiamo 2 minuti in più. L'uccisione, la delegittimazione, all'isolamento di tanti uomini dello Stato che poi hanno pagato con la loro vita il volere rispettare l'impegno sul quale avevano giurato, che era quello della Costituzione. Solo un'ultima domanda, la consapevolezza ora, secondo lei, è aumentata rispetto a prima ed è una forza, soprattutto parlo dei cittadini. ma io noto che tanti cittadini, tanti giovani, tanti cittadini anche che lavorano anche nelle fabbriche, che hanno comunque un lavoro che non ha nulla a che vedere con il mondo della giustizia, hanno interesse alla verità, hanno una pretesa di verità e giustizia, non possono essere illusi e non possono essere disillusi. Lo Stato deve dimostrare di fare tutto quello che è nel suo potere per non chiudere determinate pagine di storia, pagine legate allo stragismo, pagine legate a delitti eccellenti che sono state scritte, sono state accertate solo in parte, ma che meritano di essere ulteriormente approfondite. Questo lo dobbiamo non alla memoria dei nostri morti, ma credo soprattutto ad una considerazione: non ci può essere una giustizia a metà, e lo Stato non può arretrare nemmeno di fronte al pericolo che vengano fuori certe verità scomode. Bene, stacchiamo dunque da. Marco, volevo dire soltanto, se me lo consenti, solo trasmettere una sensazione. Ero emozionatissimo, ma non è questa piaggeria, ero emozionatissimo soprattutto perché mi sentivo finalmente nel mio stato. In quel momento ero nello stato, ero vicino allo stato. Ecco, soltanto questo volevo dire. Certo, Ugo Lombardi, innanzitutto complimenti anche per questa intervista molto bella e interessante a Antonino Di Matteo, che ricordo è stata realizzata proprio a Bari in occasione di un convegno. Adesso Telecarnia prosegue con una seconda intervista a Nino Di Matteo, intanto lo vediamo inquadrato qui in sala dei convegni a Venezia. Questo è il libro Collusi di Nino Di Matteo ed ora inizia l'intervista che il sottoscritto aveva fatto subito dopo il convegno, anzi prima del convegno a Nino Di Matteo. Comunque noi abbiamo sentito uno stralcio ecco, di quella di Ugo Lombardi. La trasmissione naturalmente prosegue sul digitale terrestre con video telecarnia. Io direi di staccare qui questo breve collegamento con Telecarnia. Ritorniamo in studio alle 23.03. Io non ho altre notizie dell'ultimo momento. Se volete voi non so, aggiungere qualcosa, Antonella, ricordare magari i prossimi appuntamenti, a te la parola. Sicuramente, diamo agli ascoltatori l'appuntamento al prossimo mercoledì alle 18.30 per la diretta di Spazio Aperto e alle 22 per la diretta di Osservatorio Antimafia. Naturalmente l'indirizzo di posta elettronica vi propongo quello di Spazio Aperto, info@spazioaperto@gmail.com. Siamo in attesa di ricevere i vostri suggerimenti, le vostre opinioni e soprattutto le vostre critiche. Diteci anche quello di cui vorreste parlare, quello che vorreste ascoltare, di modo che l'interazione possa nascere e consolidarsi. Per intanto vi auguriamo la buonanotte e vi diamo appuntamento mercoledì prossimo. Salutiamo Rosario Moreno e lo ringraziamo per la regia a Treviso. Salutiamo Massimo Conella, editorialista di Pianeta Oggi TV.net da Venezia, e salutiamo anche Ugo da Modena che ci ha supportato con la regia. Grazie a tutti e buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a tutti.